Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, sospesa un'attività a Pieve Santo Stefano dopo l'intervento dei carabinieri coadiuvati dal nucleo ispettorato del lavoro. I militari si erano insospettiti perché avevano notato le luci accese sino a notte fonda. Così, dopo un'attività di monitoraggio, hanno eseguito un controllo a sorpresa nell'attività gestita da imprenditori di origine straniera ed dedita alla lavorazione delle stoffe. Molte irregolarità sono state riscontrate, tra cui l'omessa sorveglianza sanitaria, la mancata informazione in materia di sicurezza aziendale per i lavoratori, privi di qualsiasi conoscenza in materia di salute e sicurezza. Inoltre, due operai erano prive del permesso di soggiorno e quindi impiegate al nero. Oltre alla sospensione dell'attività di produzione, è stata elevata una sanzione amministrativa a carico dei titolari per quasi 40.000 euro. Questa mattina invece due incidenti lungo le strade dell'Aretino, uno dopo l'altro in soli 10 minuti. Il primo alle 9.20 a Bibbiena, lungo la via Umbro Casentinese, dove si sono scontrati un'auto e una moto. Il Centauro, un trentenne, è finito rovinosamente a terra ed è stato portato in codice giallo con l'elisoccorso Pegaso a Careggi. Il secondo invece alle 9.30 in località Ponte Buriano, dove si sono scontrate due auto con 5 persone a bordo. Una donna di 85 anni è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. E adesso voltiamo pagina per tornare a parlare dell'eccidio di Civitella. Da San Pancrazio appunto a Civitella questa mattina studenti e cittadini si sono messi in marcia per la pace, per ricordare le vittime della strage nazifascista di 80 anni fa, ma anche per chiedere la pace nei territori martoriati oggi dalle guerre. Si marcia per la pace da San Pancrazio a Civitella in ricordo delle vittime della strage nazifascista che avvenne nel 1944. Una strage che quest'anno è stata ricordata anche con la visita del presidente Sergio Mattarella il giorno del 25 aprile. Vorrei che la gente continuasse a venire a visitare la Sala Memoria come sta succedendo in questi giorni. In questi giorni c'è una fila continua. E vorrei che questo venisse a ripetersi in futuro, perché la visione di quelle piccole stanze, di quelle cose, rende diverse le persone che sono dentro, si rendono un po' più conto di ciò che è la guerra, di ciò che non deve succedere mai più. 244 le persone uccise il 29 giugno del 1944 tra Civitella, Cornia e San Pancrazio. Oggi il comune di Civitella è gemellato con un comune della Germania, Kempfelbach. Hanno partecipato anche loro alla Marcia per la Pace e ci spiegano come raccontano le stragi nazifasciste ai loro studenti. Es ist Bestandteil in der Schule. Da noi vengono studiati a scuola e il 9 marzo abbiamo avuto un evento in cui abbiamo tematizzato questo eccidio perché ricorda ciò che è stato e l'amicizia riunisce e porta in un futuro di pace. Perché di pace c'è comunque sempre bisogno, anche quando noi crediamo di essere in pace perché nel nostro paese non c'è la guerra, c'è sempre in qualche parte del mondo chi soffre per le guerre. La marcia è terminata a Civitella in Valdichiana, nella piazza intitolata al parroco Alcide Lazzari, che offrì la sua vita in cambio dei suoi parrocchiani, purtroppo non venne ascoltato. Le persone vennero trucidate in questa piazza dove oggi gli studenti dell'Istituto Martiri di Civitella e del comune di Bucine hanno concluso le cerimonie con un flash mob. Elio, Giustino, Luigi. Luigi, Natale, Luigi. Silvia, Assunta, Giulia. Rosa, Emma, Nello. Alfredo, Enna, Arturo, Andrea, Paolo e Maria. Luigi, Giuseppe, Michele. Bruno, Donello, Pinato. Silvio, Lazzaro, Quinto. Ernesto, Angelo. Torniamo adesso a San Leo, al campo di bocce. Dopo i vandali, adesso dei giovani vogliono ridargli nuova vita.
Ecco, oggi vediamo tanti ragazzi al lavoro, al Pallaio di Saleo, purtroppo colpito in più occasioni dai vandali. Una nuova vita per quest'area, come nasce questo progetto e soprattutto perché? Allora, il progetto nasce da lontano, noi ci si espone oggi perché diciamo ci sono le carte che ce lo permettono di fare, ma è da gennaio che siamo dietro a questa cosa. Sostanzialmente ci è stato chiesto se si riusciva a tirare su un gruppo giovani che insieme alle persone che l'avevano aperto come Beppe tanti anni fa, se riusciva a ridare vita a un posto che dovrebbe essere un posto d'aggregazione e negli ultimi tempi era diventato un posto, insomma, che ne era bello vedere in quel modo lì. Ecco, si punta a riaprire prima della festa di San Leo. Noi l'obiettivo è di riaprire entro, cioè la riapertura ufficiale è il 1° giugno per la festa di San Leo, quindi quello è il nostro obiettivo. Il comune ci ha dato carta bianca per iniziare ad anna sistemata, verrà il comune che ci aiuterà a sistemare i vari danni che sono stati fatti e quindi noi per il 1° giugno per la festa ci siamo. Perché dei ragazzi si mettono al servizio di un paese? No, vabbè, giustamente siamo nati qui a San Leo, siamo tutti di San Leo, si voleva cercare di ritirare su il tutto. Cosa sperate diventi questo posto? Ma un ritrovo per tutti i ragazzi, anche la sera, che non hanno niente che fare, vengono qui, si ritrova tutti insieme e vediamo un po', si diverte, si sta tutti insieme. Era, insomma, importante per questo paese? Sì, 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 anche perché ultimamente c'era un po' di degrado qui. Che emozione è invece per lei rivedere e vivere questo posto? Io spero che riprenda bene come dovrebbe. Noi abbiamo iniziato più o meno nel 2007 con un pallaio in terra, tutti vecchietti, allora eravamo un po' meno vecchietti, adesso un po' più. Proprio per questo poi piano piano l'abbiamo lasciato. E comunque tutto questo è stato fatto, il pallaio dal comune, alcune cose un po' da noi, anche con, senza molte regole comunque. E niente, adesso speriamo che con questa nuova gestione, abbiamo provato già un'altra volta con dei ragazzi diversi, non è andata molto bene, spero che questa volta vada bene. Siamo rimasti io e un'altra persona nel consiglio proprio per dare un po' una continuità, perché ci sarà, spero, qualche vecchietto che continuerà a venire, quindi se vedono anche noi, se no non vengono con il loro giovane. Ecco, questa si tratta di una proprietà comunale, verrà concesso a questa associazione? Sì, siamo, diciamo, agli sgoccioli, sicuramente gli uffici stanno facendo il loro dovere, stanno verificando la documentazione, dopodiché sarà posto all'attenzione della giunta dopo il bando che era andato deserto, perché l'associazione si è costituita dopo che è venuta a conoscenza di questa possibilità, e quindi contiamo, come ci ha detto dai ragazzi, di rendere tutto disponibile entro il 1° giugno. Li ringrazio perché questa è un'attività civica, sociale, è un esempio per la cittadinanza, è un esempio anche per i tanti che giustamente si lamentano delle varie attività che il comune magari non riesce a fare in prima persona e come vorrebbero tanti cittadini, però ogni tanto bisogna rimboccarsi anche le maniche. Loro lo hanno fatto, sono un esempio e oggi sono qui a dargli una mano. Otello Lorentini sarà inserito nel Giardino dei Giusti a Rondine, Cittadella della Pace. La cerimonia si terrà sabato 1 giugno all'interno dello Utopic Festa 2024. Otello, scomparso 10 anni fa, l'11 maggio 2014, è stato padre di Roberto Lorentini, una delle due vittime aretine della strage dell'Isel del 29 maggio 1985, dove persero la vita 39 persone. Roberto era un giovane medico, tifoso della Juventus. Assieme a lui perse la vita un'altra aretina, Giuseppina Conti, studentessa di soli 17 anni. Lorentini, in quella tragica notte, si lanciò in mezzo all'inferno per tentare di salvare un bambino con la respirazione bocca a bocca, gesto che gli fu letale. Otello è stato il fondatore dell'associazione tra le famiglie delle vittime, battendosi per portare davanti ad un giudice i responsabili della strage. Ed è sancito invece dalla Costituzione, ma non è ancora stato applicato, il diritto dei lavoratori alla partecipazione ai processi aziendali, che questa mattina è stato al centro di un convegno organizzato dall'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti. L'impresa e il lavoro sono una cosa sola, non due parti l'un contro l'altra armata come era nei decenni passati, ma servono, è indispensabile l'imprenditore e l'imprenditoria e il lavoro, l'uno non può fare a meno dell'altro. L'articolo 46 della Costituzione è stato al centro di un incontro ospitato dalla Sala dei Grandi della provincia di Arezzo. Sancisce la partecipazione dei lavoratori alla gestione d'impresa. Abbiamo riconosciuto questo diritto addirittura in Costituzione. Poi però negli anni che sono passati è stato poco applicato. Adesso invece è tornato di grande attualità, perché oggi davanti alle sfide
che abbiamo davanti, abbiamo bisogno di un'impresa più sociale. E un'impresa più sociale è anche un'impresa che condivide le scelte con i lavoratori. Per la sua piena attuazione, la CISL ha redatto una proposta di legge d'iniziativa popolare presentata alla Camera lo scorso aprile dalle forze politiche che hanno ritirato i propri testi, adottando come testo base la proposta di legge del sindacato. L'auspicio adesso è che si determini la convergenza politica più ampia verso un disegno di legge pienamente bipartisan. Ora è in Parlamento, quindi noi abbiamo avuto anche un consenso molto largo dalle parti, dai partiti, dai gruppi politici, per cui noi auspichiamo che si arrivi davvero alla definizione di questa legge. Questa nostra proposta è compiuta, è abbastanza articolata, abbraccia qualunque dimensione, è il tempo di relazioni industriali innovative, perché è un tempo difficile quello che stiamo vivendo e bisogna che ognuno ci metta la propria parte. Sto cercando di applicare con le leggi attuali l'articolo 46 della Costituzione, cioè si sta disperatamente cercando il sistema affinché i dipendenti del Centro Chirurgico Toscano, i lavoratori, siano coinvolti nella gestione dell'impresa, cioè facciano parte del consiglio d'amministrazione. Non ci sono leggi attuative dello Stato italiano per la realizzazione pratica dell'articolo 46, ma noi crediamo di aver individuato una strada che ce lo consenta senza bisogno di ulteriori leggi, è quella di costituire o una fondazione o meglio una cooperativa tra i lavoratori che ovviamente lo desiderassero e a condizione che siano in numero sufficiente, più della metà, che possano individuare tra loro almeno un rappresentante che verrebbe coinvolto nel consiglio d'amministrazione. Prosegue la campagna elettorale per le prossime elezioni europee. Ieri ad Arezzo l'onorevole Marco Rizzo per sostenere la lista Democrazia Sovrana e Popolare. Come si dice questo no alla guerra? Beh, questo no alla guerra si coniuga con una battaglia di lungo periodo. Noi abbiamo promosso assieme al referendum ripudio alla guerra la raccolta delle firme per far sì che l'articolo 11 della Costituzione venisse rispettato. E abbiamo fatto tante cose, siamo convinti che l'articolo 11 sia la rotta per la Costituzione italiana, per il nostro Paese, e invece pare che in Italia e in Europa questa della lotta alla guerra non sia una bussola. Per noi la pace e la lotta alla guerra è una bussola importante. L'onorevole Marco Rizzo ad Arezzo in piazza San Jacopo per portare le ragioni della lista Democrazia Sovrana e Popolare, assieme alla candidata Beatrice Spitoni in corsa per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno nella circoscrizione Italia Centrale. A chi dice meno Europa e più Italia? Beh, diciamo, il tema è molto semplice, il più Italia va sostanziato poi con delle proposte. Le nostre proposte riguardano la sovranità del Paese, riguardano il tema del lavoro, l'unità tra il ceto medio e la classe lavoratrice. Nessuno lo dice, ma noi vogliamo unire il popolo italiano, il 90% delle persone che devono essere contro un solo nemico, le multinazionali, la grande finanza, che vengono in Italia, prendono i marchi, prendono i soldi dallo Stato, delocalizzano e licenziano. Ecco, queste multinazionali, questa grande finanza sono il nemico del popolo italiano. Ecco, qual è il confine appunto tra riprendersi una sovranità e comunque il concetto di Europa unita, che insomma molti schieramenti difendono? Ma noi siamo europei, il problema è che noi vogliamo la convivenza tra i popoli, noi vogliamo un paese, l'Italia, libero, indipendente, che possa commerciare con gli Stati Uniti, con tutti i paesi dell'Europa, ma anche con la Cina, con l'India, con la Russia, col Sudafrica, col Brasile, per un mondo multipolare, non per un mondo unipolare a guida statunitense, come dire, che si fanno gli affari loro e penalizzano l'Europa. Le classi dirigenti dell'Europa stanno penalizzando economicamente al servizio degli Stati Uniti i nostri paesi. Ed è per questo che destra e sinistra sono davvero la faccia della stessa medaglia in questo. Come si portano le persone a votare per le elezioni europee? Lei sa meglio di me che sono un po' distanti dal sentire quotidiano. Tra l'altro sono in concomitanza con le amministrative, ma molti cittadini forse nemmeno sanno perché si vota per il Parlamento europeo. Ma io capisco le persone che ormai provano una ripugnanza per la politica, perché questa politica non prevede più nulla. Se noi inventassimo la macchina della verità e la mettessimo nelle viscere dei deputati e dei senatori, scopriremmo che nessuno di loro crede a qualcosa, hanno solo l'interesse immediato per la loro vita e per la loro carriera.
Io ormai ho 65 anni, ho avuto privilegi dalla politica, ma dato che sono nato in un quartiere povero di Torino da un operaio della Fiat, sono convinto che a un certo punto della vita bisogna ridare quello che hai avuto. E noi ridiamo, vorremmo ridare al popolo italiano una democrazia, una sovranità in termini popolari, appunto democrazia sovrana popolare. A Castellon Fiorentino domenica 19 maggio la sezione Avisa festeggia i suoi primi 52 anni di attività con la festa del donatore. Ad oggi si contano oltre 1000 soci, anche se i donatori effettivi sono meno. Nel 2023 sono state comunque 850 le donazioni tra palta, plasma e sangue intero. Un dato di tutto rilievo, soprattutto in vista dell'estate, quando purtroppo ogni anno vengono segnalate in tutta Italia carenze di scorte di sangue. E questa mattina invece il presidente della Croce Bianca di Arezzo, Urbano Dini, e i volontari hanno ringraziato l'Inner Wheel di Arezzo e il gruppo femminile con in testa la signora Anna Ottavi per la donazione di un montascale elettrico da utilizzare per i servizi resi alle persone con problemi di deambulazione. Una donazione che permetterà a queste persone di muoversi fuori dalla propria abitazione, in particolare in assenza di ascensori. Le condizioni incerte del tempo hanno invece costretto il Calcitta a rinviare, data da definire, il mercatino dei ragazzi che era in programma per domenica ceciliano. Si svolgeranno invece quello di Tregozzano, che però si sposterà in località Puglia nel tendone coperto adiacente la chiesa, e anche quello di Ponticino, dove saranno utilizzati gli spazi coperti del circolo Acli. E adesso ci spostiamo invece in Val di Chiana, al Val di Chiana Village, oggi l'anteprima di Cantine Aperte. Pane e vino, il binomio vincente di questa nuova edizione di Cantine Aperte, l'anteprima per il secondo anno consecutivo al Val di Chiana Village. Un evento di respiro nazionale che coinvolge centinaia di cantine, 15 quelle presenti in Val di Chiana, che hanno proposto una degustazione delle loro etichette. Questa è solo un'anteprima, no? E soprattutto una possibilità per fare del bene, perché qui oggi siamo per il Meyer di Firenze e per dare un minimo di messaggio di quello che poi i visitatori troveranno in cantina il prossimo fine settimana, quindi in tutte le cantine del Movimento Turismo del Vino Toscana, che aprono le porte della stagione, no? Quindi fanno vedere quella che è un po' la novità dell'accoglienza, perché Toscana è un marchio importante, parliamo di un'esperienza, no? Quindi non si fa soltanto una visita, non si fa soltanto un assaggio, ma si porta a casa dopo la visita un ricordo che non è soltanto per chi è esperto di vino, ma è anche la curiosità di visitare una cantina, di sentire una storia, di poter vivere un'esperienza diversa che poi può anche sfociare in la volontà di imparare come si fa il vino e assaggiare in modo professionale. Il connubio funziona, lo abbiamo testato, sappiamo che eccellenza per eccellenza non può altro che risultare un ottimo prodotto. Lo facciamo perché Land of Fashion, che è il proprietario di Val di Chiana Village, ha nel suo DNA quello di avvicinarsi sempre più al territorio. Quale migliore occasione di invitare i vini della Toscana? Insieme alle cantine, protagonista un altro prodotto simbolo della toscanità, il pane toscano DOP. E quest'anno abbiamo voluto, come spesso abbiamo fatto con il Movimento Turismo del Vino Toscana, unire due eccellenze e devo dire, ecco, in queste ore molte persone sono arrivate e mi hanno detto: ma questo pane è buonissimo. Probabilmente, ecco, la Toscana non è soltanto il pane, come si dice, sciafo, no? È un pane di altissima qualità e quindi si parla di vino di qualità e il consorzio del pane toscano DOP che ci dà la possibilità di assaggiare anche l'olio. Un appuntamento che coniuga moda, shopping, vino, ma soprattutto solidarietà. Il ricavato della giornata sarà infatti destinato alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze per il progetto di accoglienza alle famiglie. Cercheremo di fare il nostro meglio per portare un contributo importante per la causa che è quella del Meyer. In realtà è la causa
che ci ha fatto muovere tutti, che ci ha fatto unire anche quest'anno per l'iniziativa. Adesso la pagina dello sport. L'Amaranto hanno già raggiunto la salvezza nel campionato di Serie B, ma nell'ultima partita le ragazze di Ilaria Leoni sono impegnate a Granarolo e cercano i tre punti. Sicuramente c'è un po' di malinconia perché anche dopo l'ultima partita si sta vedendo il lavoro svolto in questi ultimi due mesi e quindi chissà se si continuava cosa poteva essere, però sono contenta comunque di queste ultime partite ma anche del precedente e quindi cercheremo di fare questi tre punti a Bologna per concludere al meglio la stagione. C'è ancora una partita da giocare, dobbiamo essere pronti, attenti e concentrate, quindi ho chiesto un atteggiamento che deve essere dal primo all'ultimo minuto finché l'arbitro non fischia propositivo e giocare soprattutto per andare a far punti. E quindi ho chiesto questo, una squadra concentrata e spero che comunque, data la settimana che è stata molto positiva, che riusciremo a fare una grande gara. Con tutto il nostro staff si spera che sia solo un inizio per procedere poi per la prossima stagione. Abbiamo intanto messo qualche base, tra virgolette, e speriamo poi che ci dà qualche frutto per il futuro. Una gara su Ondi mi piace per individuare il miglior giovane atleta della provincia. Il percorso di avvicinamento verso la quarta edizione del premio Aquila d'Oro Città di Arezzo verrà infatti scandito da un'iniziativa volta a coinvolgere direttamente i cittadini che da questa domenica alla 26 maggio saranno chiamati ad indicare la loro preferenza tra 5 promesse dello sport locale attraverso una votazione sulla pagina Facebook della Ginnastica Petrarca. Il candidato con il maggior numero di preferenze riceverà il premio speciale conferito dal CONI intitolato La memoria di Giorgio Cerbai nel corso della serata dell'Aquila d'Oro in programma per lunedì 8 luglio alla Fortezza Medicea. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.